Questa sera con le donne e i bambini la Versa Normanna per una giornata di sport e beneficenza. Sì, una giornata di sport e beneficenza per la quale dobbiamo ringraziare la Versa Normanna, Giovanni Spezzaferri, l'UNICEF, Emilia Narciso e le tantissime scuole che hanno aderito sempre con grande entusiasmo e partecipazione a queste iniziative. Una serata importante, una serata all'insegna appunto dello sport. Sport è cultura, sport vuol dire unione e aggregazione. La città di Aversa è sempre pronta affinché appunto questo tipo di incontri possano essere appunto incontri non occasionali, non sporadici, ma sempre più frequenti. Un ringraziamento va alle molte dirigenti che vedo qui presente, ma soprattutto a loro, i veri protagonisti di questa serata, i bambini, che per noi sono davvero il punto nodale, il fulcro di qualsiasi società che appunto rende felice e contenta ogni singola iniziativa che la città di Aversa, così come altre città, prendono in queste occasioni. Quindi un grazie particolare a tutti coloro i quali stasera sono qui e speriamo di ripetere quanto prima nuovamente questa bellissima esperienza. Sì, è una grande festa stasera e all'UNICEF, alla Versa Normanna, va il mio ringraziamento e il ringraziamento di tutta l'amministrazione comunale per aver coniugato questa sera quelli che io ritengo siano i valori più sani e più onesti che un genitore e una società possa trasferire ai bambini: la cultura del rispetto propagandata dall'UNICEF e lo sport, non c'è nulla di più sano di questi due valori. Veramente un ringraziamento immenso all'UNICEF nella persona del presidente del comitato provinciale, l'avvocato, ma soprattutto l'amica Emilia Narciso, per l'incessante e incisivo lavoro e questa azione di tutela dei diritti dell'infanzia che da sempre portano avanti. Veramente un ringraziamento anche in qualità di madre di un bambino e di un alunno del quarto circolo, perché si tratta di un'azione e di un lavoro che portano costantemente avanti con passione, con spirito di sacrificio, ma soprattutto con grande senso di responsabilità, se è vero, come è vero, che il valore morale di una società si misura soprattutto sulla base di ciò che riesce a trasmettere ai propri bambini. Atteso che bambini rispettosi oggi sono coloro che domani costituiranno gli adulti di una società sicuramente più sana, sicuramente onesta. Per cui anche un grande ringraziamento per il valore sano dello sport che trasmettono alla nostra città, alla Versa Normanna, nella persona del presidente Giovanni Spezzaferri. Per cui una grande festa questa sera alla quale non possiamo che partecipare con grande gioia e con grande collaborazione anche noi dell'amministrazione comunale. Dottoressa, questa sera si festeggia la festa della donna, ma non solo, si festeggia lo sport, la cultura e i bambini con l'UNICEF. Io non sono una madrina di eccezione, sono soltanto un rappresentante di una delle istituzioni di questa città che sicuramente si rende conto e vuol essere presente ad iniziative come questa, iniziative che legano l'UNICEF, legano lo sport e legano la legalità, perché se l'UNICEF ha deciso di dedicare questa giornata dell'8 marzo alle bambine e alle adolescenti e ha ritenuto di svolgere questa manifestazione all'interno di uno stadio, vuol dire che in effetti riconosce nello sport uno dei capisaldi per l'educazione dei ragazzi. E lo sport cos'è? Secondo me è rispetto delle regole e legalità, ed ecco perché insegnare ai ragazzi lo sport vuol dire soprattutto insegnare a rispettare le regole, e quindi rappresenta sicuramente un momento importante per il futuro di questi ragazzi, per il loro inserimento in un mondo sociale dove il rispetto delle regole è oggi fondamentale. Massimo, lei la bandierina.
Forza, un bel passo, dai. Forza Antonio! Sport e legalità sono sport e legalità sono due. Si deve girare. Innanzitutto buona partita a tutti. Sport e legalità sono sicuramente due facce di una stessa medaglia. Lo sport è il rispetto delle regole, lo sport è il rispetto di una giusta competizione. Chi impara a rispettare le regole è un uomo che nella vita riuscirà sempre a rispettare le leggi. Rispettare le leggi, affermazione della legalità, sono oggi i principi fondamentali in cui dobbiamo ispirarci tutti e che dobbiamo insegnare a questi ragazzi, perché rappresentano delle forze per il futuro, delle forze di civiltà, di rispetto e di riscatto di questo territorio. Buona partita a tutti. Potrebbe andare questo.